Obama in una nuvola di fumo. Ma sapete perché? Perché il gioco che sto per mostrarvi oggi è tremendamente... Smoke weed every day. Bella raga, qua in Exodus siamo tornati sull'ennesimo gioco idiota, il quale senso è paragonabile alla pesca sportiva del cesso, ma... Qui ci ricordano appunto che il fumo può provocare cancro, problemi al cuore, enfisemi, insomma, raga, fumare è una cagata. Se poi volete rovinarvi il fisico e i polmoni, fate come vi pare. Sappiate che comunque prima o poi vi verranno i denti come Moratti. Day one, ragazzi, siamo al lavoro. Lo sfondo del desktop è una figata assurda. Anche la sigaretta che penso indichi lo stress, comunque chi se ne frega. Work, un cazzo, lui si chiama Prato Fiorito, attenzione, Prato... Non ci si diverte al lavoro, vai a fare big... Oh, vediamo se possiamo andarci a vedere un bel porto marittimo. Ho veramente bisogno di una bella vacanza. Neanche quello mi lascia fare. E che si fa? Andiamo... Allora, qua purchase order 1, dobbiamo comprare un po' di roba a caso. Penne rosse, a voglia! Matto. Oh, che è? Stai calmo, amico. Cioè, ragazzi, sto... Ecco, no. Madonna, ma stai calmo, ma cos'è sto lavoro? Cioè, raga, ecco, questo penso che sia il sintomo post-sbornia, no? Di quando uno sta in astinenza da Prato Fiorito. Dai, stai calmo, cazzo, quando arrivi a casa sui giochi non ti preoccupare, madonna, ma che lavoro, ma lascia stare l'impiegata lì che anche senza la faccia, poveretta. No, stai calmo, ma porca troia, ma guarda che casino. Stai buono, non ti agitare, ma porca troia, ma guarda che lavoro. Madonna santa. Ragazzi, non giocate mai a Prato Fiorito. Candlesticks, avanti. Cos'hai da rompere palle? Sto lavorando, non mi stressare i coglioni. Ci siamo già girati, no? Perché comincia anche a andare giù lo stress col fumo e cominciamo a brillare un attimo. Andiamo a vedere cosa vuole quel cagacazzo del capo. Ho detto adesso. Oh, come ti permetti? Ho detto vaffanculo. No, aspetta, no, ragazzi. Ok, qui stiamo facendo un po' troppo. Penso che gli venga il maestro. Oh, un po' di fumo, che ci ristabiliamo un attimo, così vediamo. Sì, capo, adesso arrivo. Vai tranquillo. Oh. Figli di puttana, c'è l'antincendio. Pezzi di merda. Allora, torniamo al McDonald's lì per bacco. Allora, capo, non vengo. L'ultima volta volevi ficcarmi un carciofo in culo. No, che dietro che... Vado che arriviamo dentro al break room, dai che te la facciamo. Fuma, bravo. Ah, che buono il catram... No, Dio, un'altra volta, non ci credo. Dai, stai buono, porca trova, perché ti devi agitare così tanto? Stai calmo, lascia stare l'ufficio, ma cosa c'entra? No, mi va lentare la segretaria, imbambito, ma che cazzo fai? Madonna, non ce la faccio più. Oddio! Via, stavolta partiamo. No, capo, non ho tempo adesso, c'ho da tirare un cannone epocale, no? Per l'amor di Dio, via, anda. Oh, ce la facciamo, farci un bel cannone come si... Ma c'è anche qua, ma figlio di puttana! Da dire che l'espressione di sto tizio parla da sola, è proprio... C'è il ritratto della felicità, e te non so cosa rappresenti, comunque... Vaffanculo. Via fuori capo, basta, mi hai rotto le palle. Ma è possibile che stalker ogni 2 minuti? Per favore, dai. Andiamo fuori, ragazzi. Oh, andiamo a fumare. Oh, ci facciamo un bel cannone. E questo qui da dove... Ma perché non ha la faccia? Ecco, vedete ragazzi cosa vuol dire farsi cannoni? Diventate neri e non avete poi la faccia. Ma perché, guarda, mi fa anche le faccine capo. Le pannocchie nel culo te le metti da solo. Non c'è voglia di farti il clister e di metterti la supposta. Per l'amor di Dio, dai. Vengo lì, ti rompo il culo capo. Ti rompo altro che pannocchie. Quelle te la sogni poi. Aspetta, no, cazzo, non hai capito un cazzo. Giù la canna e avanti. Sì, ma si sta già infilando le pannocchie! Uè, pezzo di merda! Sì, e quindi? Oddio, ma cos'è? Ma no! Finalmente una paglia in pace! Evitiamo quello che è successo prima col capo, che non sto neanche a spiegarvelo, perché sinceramente faresti i capelli bianchi... Mi verrebbe anche il mento caprino, quindi è meglio evitare! Andiamo a lavorare adesso belli tranquilli, il capo non c'è ancora, tutti i marroni... Il tuo account è stato scoperto, ma come? Ma sono stati gli illuminati, ma non ho detto che dovevo spostarlo in Zambia, conto, porca troia. Altro che cannone, qua ci dobbiamo fare una ciminiera. Madonna, non c'entra il buco, e sei stupido. Oh, tira tutto ad un fiato.
Oh la madonna, sto qua dire che è lavoro brutto, è proprio del vero senso della ciminiera. Basta, ancora il capo, ma è uno stupratore. Sì, prendo la carta igienica, capo, arrivo. Dio santo, ma perché ti devi far pulire il culo con la carta vetrata? Ma cosa mi è toccato vedere, non avete idea. Ma torniamo al lavoro che è meglio, va, porca troia, madonna. Ma è già stressato! Come cazzo fa? Madonna, ma perché non mi fate fare il prato fiorito? Quando mi viene il mestruo? Andiamo a prendere il capo, ragazzi, ti giuro. Prepara il culo che stavolta te lo rompo io, beh. Buonasera, arrivato. Oh ragazzi, vedete adesso come si lavora meglio? Si fa solo prato fiorito, il capo è di là con una sedia praticamente tutta quanta infilata nel deretano. E comunque sì, intanto che finisco la partita chiudo anche il video. Vi saluto e vi invito a lasciare comunque un like, un commento se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale. Se volete guardate la pagina di Facebook e Twitter che la trovate qui sotto in descrizione come at the solito. E niente, qui da Nex è tutto. Smoke weed every time.